Oggi parliamo di come prevenire gli infortuni e i fastidi legati alla corsa. Spesso il runner amatoriale va incontro a infortuni e fastidi che compromettono l'ottenimento dei risultati, nonché l'allenamento stesso. Questo è dovuto ad alcune mancanze, come una scarsa tecnica di corsa o una scarsa preparazione atletica in generale. Il runner amatoriale, a causa dei tempi ristretti e rubati alla vita di tutti i giorni, si dedica al 100% del tempo alla sola corsa, trascurando tutte quelle attività di supporto che, oltre a migliorare la corsa stessa, hanno principalmente l'obiettivo di fare prevenzione agli infortuni. Durante la corsa il runner deve supportare dalle 3 alle 5 volte il proprio peso corporeo. Pensate a una media di 90 appoggi e stacchi al minuto per ogni singola gamba. Le sollecitazioni che il corpo riceve sono notevoli. Che cosa fare allora? Primo, diventare più forti, rinforzando il nostro sistema muscolo-scheletrico attraverso esercizi, sia a corpo libero sia contro resistenza, cioè con carico. Essere forti significa avere sicuramente una prestazione migliore, ma soprattutto essere in grado di sostenere carichi allenanti maggiori nel nostro sport specifico, evitando cedimenti e infortuni muscolari e articolari. Uno, se non due allenamenti settimanali andrebbero dedicati a questa importantissima capacità condizionale. Seconda cosa da fare, evitare di aumentare i carichi di allenamento troppo velocemente, ma farlo gradualmente, perché i nostri muscoli, le nostre ossa e le nostre articolazioni hanno una capacità di sopportare i carichi limitata. Se vi state affidando a un preparatore atletico, attenetevi scrupolosamente a un programma che prevederà un aumento graduale in base ai carichi di lavoro acuti e ai carichi di lavoro cronici, e soprattutto rispettate i periodi di riposo. Terza cosa, curare la tecnica di corsa. Correre è un gesto istintivo, ma correre in modo efficiente comporta un gesto tecnico da imparare. Occorre quindi spendere del tempo sulla tecnica di corsa, impostando una buona biomeccanica, facendo esercitazioni sulle classiche andature, facendosi anche seguire appunto da un preparatore atletico. L'efficacia e la correttezza del gesto atletico, oltre a darci benefici in termini di prestazioni, servirà anche a tenere lontani gli infortuni, soprattutto quando col tempo e con l'esperienza aumenteremo i carichi di lavoro. Quindi, almeno una volta alla settimana, durante il nostro allenamento, dedichiamo almeno 15-20 minuti agli esercizi di tecnica di corsa. Quarto, nella prevenzione degli infortuni sono importanti gli esercizi di allungamento e mobilità articolare, assolutamente centrali se consideriamo l'impatto che hanno in vari aspetti legati alla corsa, come miglioramento del gesto della corsa, aumentare la forza e la coordinazione, ridurre al minimo eventi traumatici a muscoli e tendini. Almeno una seduta di 30 minuti durante la settimana dovrebbe essere dedicata quindi alla mobilità articolare e allo stretching. Insomma, nella pratica del running è importante avere un programma completo di preparazione fisica multidisciplinare. Questo, unito a una quantità e a una qualità di lavoro adeguata, ci terrà sicuramente più lontano dagli infortuni.